Dagli autori di 50 sfumature d'Orzetta. Tratto da una inventata storia vera. Una sfortunata e graziosa fanciulla dai regali modi. Cristo mio, se mi hai fatto una scegliaccia o non mi hanno legato un indricchio, non era meglio? Una dislessica madre madrina. Sta zitta, fa l'ubbidienza, muovete per le casa. Che a tempo di guerra, tesor mast andrei io, che a madrina, mamma ce n'è una sola, ecco. Muovete, non ho capito cosa Due affettuose sorellastre. Via sua bombola e tutto l'occorrente babrusca o porco che voglio fare i pilisse e zampe. Ingombranti scheletri nell'armadio. Ah, ecco, a posto. A posto. La carrozza della finanza. Momenti tristosi. Eppure la botta di culo stava bussando alla porta. Buongiorno, sono il gran vassallo del re. Fatine diversamente buone. Oh, e che nell'andra che de sabato sera non sa che fa, ma va in scappa, bila droga in discoteca come fanno quelli dell'età tua, no? Una festa a cui andare. Ormai devo via delle prevendite per la festa a Palazzo lì da Carlino Dovello e lì vai. Feracce da trasformare. Che c'ho da fa? Coi surci bianchi, folli cavalli, bidi bibo di bibu. Incantesimi da rispettare. Ricordate che la carrozza è assicurata fino a mezzanotte e che un vestito che porti l'hai affittato. Entro l'una lo devo riconsegnare. Principi principeschi. Buonasera, so Carlino Duvello. Che me daristi l'onore? Frettolose corse di fretta. Tempo che togli via! E mi passo un prete per venire a casa! E devo fare la lettura del contatore! Pere Cotogne presentano Cenerentola, la vera storia.